scorso, prima edizione dell'Oscar della ristorazione, abbiamo premiato Rolando. Il motto era, scimmiottando Raspelli, le tre T, terra, tradizione e territorio, perché Rolando aveva inventato la cucina dialettale, una cucina di terra, valorizzando i prodotti del nostro territorio e ricollegandosi alla tradizione. Quest'anno abbiamo pensato invece alle tre M: mare, memoria e marchigianità. E chi meglio di Uldergo rappresenta la cucina di mare tradizionale, quindi la marchigianità? Chi meglio di Uldergo e di sua moglie Oriana rappresentano anche la memoria, le ricette tradizionali della cucina marinara pesarese, e la marchigianità non solo per il collegamento con la tradizione, ma anche perché rappresenta Uldergo il marchigiano tenace, lavoratore, 52 anni di attività come ristoratore, ma non solo a Pesaro, cioè uno che ha lavorato come cameriere, poi ha gestito per 22 anni il ristorante, poi ha aperto altri ristoranti in giro per l'Italia e all'estero, con il cuore però a Pesaro, ritornare a Pesaro, questo è il marchigiano. E non a caso è ritornato a riaprire il ristorante dove aveva iniziata la sua attività, che era il famoso ristorante Da Carlo. Un altro motivo poi, devo dire, Uldergo è stato uno dei fondatori dell'Associazione Ristoratori di Confcommercio. Nel 1994 è nata, dopo tante serate, anzi tante notti, a fare le ore piccole di mattina, a bere nei ristoranti, per creare questa associazione insieme a purtroppo amici che non sono più con noi, penso a Franco Ridolfi, penso a Renato Pinto, Valentino Ortolani, Gianni Caeran. Ecco, Uldergo era uno di questi che mi ha aiutato a creare l'associazione ristoratori, quindi tanti motivi per il giusto Oscar della ristorazione. Come se la passa la categoria? C'è ancora carenza di personale? Purtroppo questo è il tema. Quando è nata l'associazione dei ristoratori avevamo un obiettivo, che era quello di abbattere l'abusivismo che era quella volta realizzato da tanti agriturismi che non operavano secondo la legge dell'agriturismo, e riuscimmo a fare modificare la legge. Oggi il tema, il problema è la carenza e la mancanza di personale in tutto il mondo del turismo, degli alberghi, della ristorazione. Leggevo proprio un paio di giorni fa un articolo di Patrizia Rinaldis, che è la presidente degli albergatori di Rimini. 5.000 persone mancano all'appello e quindi molti alberghi rinunciano a tenere aperti i ristoranti perché manca il personale. Quindi insomma è un problema veramente serio, e speriamo che anche l'Istituto Alberghiero, dove questa sera organizziamo questo evento, ci dia una mano.